queste per ricordarci quello che è un percorso millenario sulla definizione di una possibilità di comunicazione che cerca la definizione di un codice. Quindi in questo, che è il suo carattere assolutamente unico e irripetibile, c'è la sua necessità d'esistenza. Le opere in mostra dicono, proprio raccontano questa sua necessità, che è proprio di una ricomposizione del linguaggio a partire dalla sua fase magmatica, possiamo dire, con anche una possibilità di lettura nel tempo, e un tempo che si può individuare attraverso la sedimentazione della pittura, che c'è un vero e proprio palinsesto pittorico che ci porta sempre indietro nel tempo. Le superfici più esterne, più vicine a noi, più aggettanti rispetto al piano di supporto, sono di fatto la parte più attuale e più moderna di questa ipotesi di ricomposizione del linguaggio. Perché hai fatto questa esposizione di Mine Mikic? Perché è un artista che per me vale. Stiamo lavorando insieme da circa 8-10 anni, la seguo almeno. L'ultima mostra l'abbiamo fatta 2 anni fa. Ho visto le sue opere ultime e mi sono piaciute moltissimo, visto che ha fatto un ulteriore passo in avanti, come è giusto che sia per qualsiasi artista. E ho voluto rifare una mostra, 2 anni è il giusto tempo per rifare una mostra personale. E sono soddisfattissimo,